Auguri di una buona giornata, benvenuti a questo nuovo appuntamento con le informazioni Studio TG. E allora apriamo parlando di politica, ma non strettamente, perché venerdì sera nell'ambito della festa del Partito Democratico di Borgo San Lorenzo è intervenuto il sottosegretario Luca Lotti del Partito Democratico, che ha parlato di varie iniziative, soprattutto quelle messe in campo dal governo ovviamente, quindi le riforme principali, quella sul lavoro del Job Act e quella sulla scuola. Ha parlato però anche ai microfoni di Andrea Vignolini per Teleiride anche di quello che sta succedendo a Sesto Fiorentino e quindi della crisi del PD aperta nella provincia di Firenze. Sentiamo l'intervista. Sottosegretario Luca Lotti, partiamo innanzitutto da un dato odierno. La produzione industriale segna un aumento del 3% su base annuale. È un segnale che si intravede la ripresa? Sono dei dati positivi che ci fanno incoraggiare, sono dei segnali che ci aspettavamo e che dimostrano che il cammino delle riforme è quello giusto. Non ci accontentiamo, vogliamo fare sempre di più, perché siamo convinti che andando avanti nel cammino delle riforme possiamo veramente cambiare verso a questa Italia. A proposito di riforme, sicuramente una riforma importante approvata dal governo Renzi è la riforma del lavoro. Oggi un altro dato riguarda l'incremento dei contratti, più 185.000, ma soprattutto un incremento della trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo determinato. Era l'obiettivo del Job Act, possiamo dire che in una prima fase questo obiettivo è raggiunto. Anche qui non ci accontentiamo, vogliamo che continuino a crescere questi numeri, perché siamo convinti che questo possa essere uno strumento per far ripartire il nostro paese. Andiamo invece alla situazione del Partito Democratico. In provincia di Firenze sicuramente c'è il caso di Sesto Fiorentino, con il sindaco Sara Biagiotti che rischia di essere sfiduciata con una mozione presentata tra l'altro col voto decisivo di 8 consiglieri comunali del Partito Democratico. Che succede nel PD? Purtroppo è una spiacevole situazione. Io mi auguro che si possa comunque ricomporre questa frattura, anche perché Sara Biagiotti è stata eletta con un'ampia maggioranza dei cittadini sestesi. Troverei veramente brutto, veramente fuori luogo, veramente fuori dalle regole anche di una comunità come quella del PD, che qualche consigliere comunale dovesse decidere la decisione di far chiudere in anticipo una legislatura dopo solo un anno. Dopodiché io mi auguro che il Partito Democratico riesca a trovare una sintesi, a chiudere questa discussione e a far ritirare ovviamente questa mozione. Vediamo. E questo era il sottosegretario Luca Lotti. Passiamo anche però a parlare di cronaca, perché è stata una notte decisiva insomma per i carabinieri di Dicomano, che hanno arrestato 3 cittadini rumeni. È successo intorno alle 3 di questa notte. I carabinieri appunto della stazione di Dicomano, nel Mugello, nel corso di un servizio di perlustrazione notturna transitando nei pressi dell'abitato di Contea, hanno notato alcuni movimenti sospetti nel giardino di un'abitazione. Si sono dunque fermati per verificare la situazione e hanno sorpreso 3 uomini con picconi, zappe e cacciaviti in mano mentre stavano cercando di entrare in un appartamento. I 3 ormai scoperti hanno tentato la fuga a piedi, venendo tuttavia bloccati sul posto dai militari. Tutti e 3 erano di cittadini rumeni tra i 30 e i 40 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine. Sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i 3 uomini si erano precedentemente impossessati degli strumenti da scasso, prelevando da una rimessa dove c'erano attrezzi del giardino dell'abitazione, portandoli al seguito anche un pezzo di stoffa con evidente scopo di attutire il rumore dei colpi del piccone. In mattinata sono stati condotti questa mattina nel tribunale per il procedimento con rito direttissimo disposto dall'autorità giudiziaria. Parliamo però anche di una buona notizia, perché c'è una nascita importante tra le tante nascite di tutti i giorni, tanti fiocchi azzurri dell'ospedale di Careggi di Firenze. Ebbene, ce n'è uno particolare. Si tratta di un piccolo che è nato sabato, pesa 2 kg, prende latte materno, è il primo bambino nato con la fecondazione eterologa. Lui e la mamma stanno bene, fanno sapere dall'ospedale. È il figlio, come detto, di una delle prime coppie che scelsero nell'ottobre dello scorso anno la strada della fecondazione eterologa, ricorrendo alla struttura pubblica di Careggi. Attualmente sono almeno una decina in gravidanza nel centro di procreazione medicalmente assistita di Careggi. Naturalmente al bambino sono arrivati
anche gli auguri del Presidente della Regione Enrico Rossi. Siamo felici di aver contribuito alla nascita di una nuova vita, ha detto. È il primo bambino nato in Italia a Careggi in una struttura pubblica attraverso il metodo della fecondazione eterologa. La sanità toscana ne è orgogliosa per la qualità dei servizi e per l'impegno in difesa per la promozione dei diritti della persona. È un diritto della persona accedere alla fecondazione eterologa. In Italia, ha aggiunto Rossi, lo abbiamo dimostrato noi prima di tutti gli altri e ha rilanciato anche una nuova sfida. Dimostreremo che è un diritto delle persone accedere anche ai farmaci per eradicare l'epatite C. Questo è il messaggio del governatore della Toscana Enrico Rossi. E però se parliamo di sanità, questa era naturalmente una buona notizia, visto che la Toscana è aprifila proprio per quanto riguarda il nostro paese, l'Italia, nella fecondazione eterologa. C'è però un fatto gravissimo che è successo a Prato, in una comunità per anziani, in un ospizio che naturalmente ha gettato sdegno. Queste sono, che state vedendo, sono le immagini riprese dalle telecamere nascoste, posizionate dalla Polizia di Stato, in cui si notano i maltrattamenti sugli anziani. E d'altra parte su questo si sono espressi negli ultimi giorni anche gli organi politici più importanti. In particolare ne ha parlato il deputato del Partito Democratico Federico Gelli, anche responsabile nazionale della sanità del Partito Democratico. Le immagini dei maltrattamenti e i danni di poveri anziani inermi che arrivano alla casa di riposo Narnali di Prato sono vergognose, ha detto il deputato Federico Gelli, presidente anche di CESVOT. Il Ministero del Welfare e della Salute intervengano, ha chiesto, nel rispetto delle proprie competenze, per far chiarezza su quanto avvenuto. Auspico che possa essere inflitto il massimo della pena ai colpevoli. Servono condanne esemplari per chi ha calpestato ogni diritto, rendendo un luogo di assistenza e aiuto una vera e propria casa dell'orrore. Gelli non ha intenzione di lasciare cadere nel dimenticatoio la vicenda, al di là del suo sviluppo poi in tribunale. Presenterò un'interrogazione al Ministro della Salute e al Ministero del Welfare, ha detto, perché possono agevolare lo svolgimento delle indagini, denunciando anomalie nel processo di controllo sulla struttura sanitaria qualora si fossero registrate. Non solo devono essere puniti colpevoli, ma dobbiamo impedire che episodi del genere non avvengano più. Si è spinto anche oltre a queste dichiarazioni invece il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Quartini. A nostro parere, ha scritto in una nota, il caso della RSA di Narnali va accolto come un esempio di cattivo funzionamento del sistema assistenziale toscano, che ad oggi dimentica di intervenire preventivamente sul burnout degli operatori destinati a lavorare con persone problematiche, interessate magari da patologie o condizioni di cronica non autosufficienza. Questo quanto scritto dal consigliere del Movimento 5 Stelle Andrea Quartini. E proprio Andrea Quartini questa sera sarà ospite del nostro appuntamento con Malacoda. Insieme a lui il consigliere regionale uscente, che insomma non è più in consigliere regionale ma c'è stato fino a un paio di mesi fa e ha contribuito anche ampiamente alla stesura della riforma sulla sanità, ovvero Simone Naldoni. E noi parliamo anche però, restiamo in Consiglio regionale, perché Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale, ha parlato anche e soprattutto di quelle che sono le deleghe che erano della provincia e che adesso passano o dovrebbero passare alla Regione Toscana. Ce ne sono tante, come il turismo e soprattutto il lavoro, tema importantissimo. I primi passi sono stati fatti con la costituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro. Eugenio Giani però si spinge oltre, perché anche altre deleghe sono, secondo lui, dovrebbero passare in capo alla Regione. L'occasione dell'intervista è stata anche quella per ricordare un anniversario importante, proprio quello del Consiglio regionale. Sentiamo. Lunedì prossimo, 13 luglio, a Palazzo Panciatichi a Firenze si celebreranno i 45 anni dall'insediamento del primo Consiglio regionale. Per l'occasione il neopresidente Eugenio Giani consegnerà una targa a Elio Lagorio, primo governatore della Toscana, e ai familiari di Elio Gabbugiani, il primo a ricoprire la carica di presidente del Consiglio regionale. Il prossimo anno invece avremo anche la possibilità di premiare coloro che si sono maggiormente distinti in Toscana, con un riconoscimento, il Pegaso d'oro, il simbolo della regione nella sua versione più alta, a quelle 3-4 personalità che si sono particolarmente distinte. Una piccola rivoluzione quella immaginata da Giani, che non si limita però al cerimoniale e alla memoria storica. La sfida è infatti soprattutto quella di costruire un nuovo ruolo per le regioni, visto che il rinnovato centralismo statale sta soffocando la possibilità degli enti locali di legiferare. Meglio invece
secondo Giani, assorbire tutte le competenze delle province che, ha detto il nuovo presidente del Consiglio regionale, devono essere liquidate. Oggi la regione è avvertita come l'ente che vigila sulla sanità e quindi costruisce gli ospedali, e allora sull'edilizia scolastica, sulle strade, sugli impianti sportivi, cose che si attribuivano nel senso comune alle province, le prenda direttamente in mano le regioni. Ed è proprio questa la proposta che farà il presidente del Consiglio regionale toscano il 27 luglio, quando a Roma si riuniranno tutti i presidenti dei parlamenti regionali. La febbre dengue spaventa a Prato, è partita la disinfestazione in quanto la malattia è trasmessa dalle zanzare tigre che sono contaminate da questa patologia tropicale. L'uomo è stato ritrovato, un uomo contagiato da questa grave malattia ed era tornato da un viaggio dallo Sri Lanka, è stato ricoverato ma adesso è stato dimesso e si trova in isolamento nella sua abitazione. Le disinfestazioni proprio per quanto riguarda la zanzara tigre, che è una delle portatrici anche di questa malattia, naturalmente con un caso registrato a Prato, si teme il contagio, e dunque le disinfestazioni contro la zanzara tigre riguarderanno via Segni e via Giovanni XXIII. I prossimi interventi sono previsti oggi pomeriggio alle 18, sono stati fatti sabato e domenica, e poi ci sono anche state questa mattina dalle ore 6. Ogni intervento è durato circa un'ora, per cui sono state previste anche naturalmente delle deviazioni al traffico. Il comune ha ricordato ai residenti di tenere porte e finestre chiuse durante il passaggio della disinfestazione anche questa mattina e nelle ore immediatamente successive. I sintomi della malattia sono dolori articolari acuti e febbre alta. Il contagio è causato, come detto, da una zanzara tigre infetta. In pratica l'insetto funziona da agente vettore, entrando in contatto con il soggetto infetto, e se punge un altro soggetto inocula il virus. Per questo viene fatta la disinfestazione, per eliminare gli insetti. Per curare la malattia un intervento medico veloce è assolutamente fondamentale, perché la patologia può anche portare al decesso. E si parla di zanzare, naturalmente zanzare tigre in questo caso, insomma la paura cresce a Prato perché la dengue è, come detto, una malattia molto grave, e le zanzare naturalmente sono anche in qualche modo connesse al caldo tropicale che dopo una lieve pausa tornerà a colpire Firenze e non solo. La colonnina di Mercurio salirà nel prossimo weekend con un'ondata di caldo con afa intensa, quando dall'Africa arriverà il più temibile degli anticicloni, cosiddetto Caronte. Nei prossimi giorni il sole sarà dominante in quasi tutte le regioni, salvo locali temporali sulle Alpi e rovesci sull'Appennino centrale. Le temperature, come detto, saliranno costantemente giorno dopo giorno. Prima le isole maggiori e poi il sud raggiungeranno i 36 gradi, ma poi anche Roma e Firenze che potrebbero raggiungere anche temperature intorno ai 38 gradi. Tra sabato e domenica 19 luglio il cuore di Caronte stazionerà alla massima potenza sulle nostre regioni, fanno sapere dai centri di controllo, con aria caldissima in arrivo dall'entroterra algerino. Saranno i giorni più caldi dell'estate, 38-40 gradi su molte città, da Milano a Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, e afa intensa che farà percepire temperature ancora più alte. Dopo questa ondata record, Caronte causerà una hot storm, ovvero una violenta tempesta di nubifragi temporali e possibili tornado. Queste sono le previsioni che naturalmente spaventano, soprattutto perché sappiamo che la Toscana, quando deve in qualche modo far fronte a nubifragi e quant'altro, è una regione che spesso ha registrato gravi difficoltà proprio nella gestione del maltempo, e i danni sono sempre stati ingentissimi. E noi lasciamo da parte anche il caldo per dedicarci a un argomento di tutt'altra natura. Stiamo parlando di arti, parliamo di cultura, perché in questo weekend si è tenuta a Borgo San Lorenzo Art in Villa, una bella manifestazione dove tanti espositori hanno messo in piazza il meglio dell'artigianato artistico della nostra regione. Vediamo. Inaugurata Art in Villa, oltre 50 imprese dell'artigianato artistico e manifatturiero del territorio toscano hanno messo in mostra le loro opere e il loro antico sapere fino al 12 luglio nella prestigiosa Villa Pecori Giraldi di Borgo San Lorenzo. La manifestazione è stata ufficialmente inaugurata con il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Moboni, del vice sindaco Enrico Paoli, della presidente della CNA Area Mugello Valentina Viggiano ed Elisa Marianini, critico d'arte. In questi tre giorni di manifestazione è stato prefissato come obiettivo
l'obiettivo, quello di offrire un'ampia vetrina dalle molteplici produzioni artigianali del territorio, lavorazioni orafe, realizzazioni artistiche in ferro, lavorazione della pietra, coltelleria, ceramica, lavorazione del legno, cashmere, la tradizionale antica lavorazione della scagliola. Tante realtà che oltre a mostrare le loro realizzazioni e le loro caratteristiche potranno anche dimostrare dal vivo ciò che è l'artigianato. Realtà conosciuta in Italia e all'estero che hanno saputo coniugare tradizione e innovazione a dimostrazione di questo convegno che ha aperto le iniziative dal titolo Promozione delle imprese e dei prodotti artigiani al tempo di Google. Importante anche la presentazione delle due leggi regionali volte a dare una continuità generazionale agli antichi saperi, botteghe scuola e maestri artigiani, che ha visto la partecipazione dell'assessore regionale all'economia Stefano Cioffo. Durante i 3 giorni a Villa Pecori Giraldi sono state organizzate numerose iniziative di intrattenimento, tra cui sfilate, cene di beneficenza, aperitivi in musica e spettacoli. E allora adesso, prima di passare alla pagina sportiva, a collegarci con Fabio Ferri da Moena, luogo del ritiro della Fiorentina, vediamo però qual è la situazione del traffico in Toscana. Buongiorno dalla redazione di Muoversi in Toscana Info, in studio Giuditta Boeti. Sulla Firenze-Pisa-Livorno code a causa di un veicolo fermo tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Sull'Aurelia traffico rallentato per la presenza di un veicolo fermo tra San Vincenzo Sud e Donoratico in direzione Nord. Informiamo che sulla 1 Bologna-Firenze dalle ore 22 di stasera alle 6 di domani mattina sarà chiusa l'entrata della stazione di Arezzo in entrambe le direzioni per lavori di pavimentazione. Sulla statale 67 Toscoro-Magnola, riduzione di carreggiata per lavori tra Pontassieve e Rufina in direzione nord. Per il meteo, il Lama prevede per oggi cielo poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone appenniniche, dove nel pomeriggio saranno possibili piogge sparse. Ed è tutto, buon viaggio! Come di consueto apriamo anche la pagina sportiva, ci collegheremo tra pochissimo con Fabio Ferri da Moena, prima però diamo conto di quella che è un'iniziativa promossa dalla Fiorentina e dalla Unicoop Firenze che hanno presentato l'iniziativa Bici Viola per incentivare l'uso dei mezzi non inquinanti, un'iniziativa per cui sono state realizzate 3 tipi di biciclette, una per uomo, donna e una pieghevoli col marchio Fiorentina che sarà possibile acquistare nei negozi Unicoop. La Fiorentina sta anche pensando alla possibilità di far parcheggiare le biciclette firmate a CF Fiorentina all'interno dello stadio Franchi durante le partite della Fiorentina, e noi a questo proposito ascoltiamo proprio l'intervista a Claudio Vanni di Unicoop Firenze, ripresa naturalmente dal nostro giornalista Fabio Ferri. Sentiamo le sue parole. Questa iniziativa della Bici Viola, 3 modelli, ma soprattutto una grande idea di mobilità sostenibile che oggi a Firenze è un'idea innovativa. Sì, e questo è quello che ci ha convinto sia noi e la Fiorentina a fare questo progetto. Si tratta di un progetto che guarda alla mobilità della città, ma anche al benessere delle persone, anche allo stress, perché oggi andare allo stadio, andare a un concerto, muoversi in città è molto difficile anche con l'auto. Quindi l'idea di usare la bici per spostarsi o per andare allo stadio, tra l'altro questa idea di arrivare con la Bici Viola fino dentro lo stadio è un'idea molto innovativa e stimolerà molti a usare anche questo mezzo. Ecco, è un'idea legata proprio al benessere e agli stili di vita delle persone. Due organizzazioni si mettono insieme, 2 organizzazioni che hanno un rapporto molto diffuso sul territorio, da una parte la Fiorentina, da una parte Unicoop Firenze, che ripeto ha più di 1 milione di soci in Toscana. Crediamo sia un abbinamento che può dare a questo progetto forza e sviluppo. Tra l'altro questa iniziativa sarà la prima, avete detto, la prima tappa di una lunga serie di iniziative che punta proprio a seguire uno stile di vita, a incentivare uno stile di vita che sia quello della sostenibilità, dell'ecologia e soprattutto del benessere. Sì, diciamo intorno a questo progetto c'è un'idea di benessere, quindi gli stili di vita. Stili di vita significa movimento, ma significa anche alimentazione, significa un rapporto corretto fra lavoro e tempo libero, quindi c'è un'idea fra sport, c'è un'idea complessiva riguardo alle persone, e le persone sono al centro di questo progetto sia per noi sia per la Fiorentina, e quindi questa è la prima tappa, è un inizio verso un percorso più ampio.
fra l'altro, insomma, un modo questa iniziativa di mandare anche un messaggio alla città, ovvero quello di incentivare la costruzione di piste ciclabili che ad oggi, insomma, nella nostra città, nella città di Firenze, sono ancora indietro rispetto ad altri paesi d'Europa e ad altre città d'Italia. Ecco, naturalmente questo progetto, come diceva prima Baiesi, vede anche il consenso dell'amministrazione comunale, quindi diciamo lo strumento deve essere, le strutture si devono adeguare anche allo strumento, e penso che il Comune stia lavorando e lavorerà su questo, quindi ci auguriamo che quanto prima ci siano più piste ciclabili possibile, più mobilità a piedi in bici possibile. Un'ultima domanda, siamo in un momento di ritiro per la Fiorentina, in genere durante il ritiro si dice proprio adesso c'è da pedalare, lei cosa si aspetta da questa Fiorentina e soprattutto come ha visto questa squadra dall'arrivo di Paolo Sousa? Ma mi pare un grande personaggio il nuovo allenatore, mi sembra una persona che ha aperto anche le porte della squadra alle persone, mi sembra una persona molto dinamica, io credo che sia, senza nulla togliere a Montella, insomma, ha portato a quarto posto, non è che sia un risultato tanto negativo, però insomma adesso c'è Sousa, mi pare buono, ora speriamo in una campagna acquisti che rafforzi la squadra, comunque insomma come dicono tanti tifosi siamo legati al marchio e all'idea della Fiorentina, poi insomma a volte avremo una squadra più competitiva, a volte meno, ma la Fiorentina è sempre la Fiorentina. Grazie mille. Prego. E questo era Claudio Vanni di Unicoop Firenze, a cui Fabio Ferri in chiusura ha anche domandato una previsione, insomma, per quanto riguarda la squadra viola in ritiro a Moena, e noi proprio per gli ultimi aggiornamenti di quello che succede insomma, all'ombra delle montagne delle Dolomiti, noi ci colleghiamo proprio con Fabio Ferri, vediamo se riusciamo anche a vederlo via Skype per sapere quali sono gli aggiornamenti finali. Eccoci Fabio, a te la linea. Vediamo se ci sente. Forse in compagnia. Vai. Adesso sì. Mi senti? Sì, ti sentiamo, vai pure. Perfetto, allora Fabio, in compagnia di Luca Cellini, che cioè, seconda sera. Luca, ieri eravamo insieme a seguire l'iniziativa del Viola Village. Dobbiamo dirlo, questa prima settimana è stata un po' cazzo di ritiro, ma c'è una star, una vera star, che si chiama Paolo Sousa, direi. Innanzitutto buongiorno a tutti anche da parte mia dalle Dolomiti, dalla Val di Sassa. Sì, effettivamente forse gli unici due veri personaggi di questi primi sei giorni di ritiro sono il tecnico Paolo Sousa, ieri autentico folla con i supporti svegliati, e tra l'altro erano particolarmente numerosi come lo erano sabato per il primo test contro il Trentino Team, e devo dire la disponibilità del tecnico portoghese è stata eccezionale, oltre un'ora e mezzo di autografi e foto, e nel calcio moderno dove certi episodi non accadono facilmente è stata una cosa veramente apprezzata e piacevole per chi ha deciso di spendere tempo e soldi per venire qui in Val di Fassa. E poi naturalmente Giuseppe Rossi è il suo personaggio, perché c'è attesa e voglia di vederlo in campo, ed è naturalmente il fenomeno autentico per i tifosi e soprattutto il personaggio che ci auguriamo tutti quest'anno, Dio voglia che gli dia salute, possa fare la differenza in campo per la squadra giuliata. Sicuramente quindi Giuseppe Rossi, uno dei temi di questo ritiro dalla Val di Fassa, l'altro tema ovviamente è il mercato che tiene banco, oggi dovrebbe essere la giornata di Sepe, perché l'anno scorso a Empoli, ma di proprietà del Napoli, che arriverà con prestito secco a 800.000 euro, e dunque noi lo attendiamo, Luca, un giocatore che tu tra l'altro hai seguito molto, perché insomma hai fatto tanto Empoli. Quest'anno qui ho avuto modo di vederlo. Aspetta quella della Fiorentina di affiancare un buon secondo portiere, anche e poi in realtà il procuratore Giuffrida di Sepe dice che qui Sepe verrà a giocarsela anche per la maglia titolare, di competitività, e soprattutto perché sappiamo benissimo che le condizioni di Cipriano Parusano, che ha avuto in primavera, in particolar modo dopo una gara in casa contro il Torino, un paio di mesi in cui è stato fuori, tanto che è ritornato a essere titolare fino alla fine della stagione, tra l'ultima gara, quella in casa contro il Chievo, titolare appunto il portiere brasiliano, out quello rumeno. Sepe è un acquisto, diciamo, non di prospettiva, in prestito per 800.000 euro, ma è sicuramente un giocatore che può elevare la qualità degli estremi difensori, e fra l'altro permetterà altri elementi, Rosati in primis, che cercava a Perugia, ma anche Lezzini, cercano di dare altri club di Lega per andare a giocare. Ci aspetta nelle prossime ore, oltre alla reunione di Andrea del...
Qualche problema, probabilmente è saltato il collegamento, vediamo se riusciamo a ricollegarci magari telefonicamente, visto che la qualità dell'immagine non era comunque così eccellente, vediamo se c'è la possibilità subito di ricollegarci, anche perché il discorso su Sepe era abbastanza importante. Non so se abbiamo ristabilito il collegamento, Fabio, ci senti? No, qualche problema allora con il collegamento, vediamo se riusciamo a raggiungerlo telefonicamente. Intanto mi permetterete una parentesi per quanto riguarda lo sport, ci ricollegheremo subito con Fabio Ferri, anche perché il mercato è quello che interessa naturalmente di più ai tifosi. La parentesi che volevo aprire era semplicemente su un dato, perché questo è quanto arriva dall'Expo di Milano, dove sono arrivati dove è arrivata la Coldiretti Toscana ad aprire i propri stand proprio in concomitanza con un dato importantissimo, è l'agroalimentare toscano supera i 520 milioni di euro, e questo è quanto ha rilevato la Coldiretti Toscana in vista proprio della settimana dedicata alla Toscana a Expo, quindi un più 10%, che naturalmente fa ben sperare per il futuro. Scusatemi per questa parentesi naturalmente nello sport, ma era importante dare anche questo dato, visto che quando si parla di economia insomma la crisi morde ferocemente, ma evidentemente non in Toscana e nell'agroalimentare. Ci ricolleghiamo subito telefonicamente stavolta con Fabio Ferri, visto che c'era qualche problema. Fabio, a te scusa per l'interruzione. Vediamo se riusciamo a chiudere la tua finestra sul mercato della Fiorentina, vai. Sì, ripartiamo da dove ci aveva lasciato Luca Cellini, il collega che si era prestato ovviamente molto gentilmente per parlarci di Sepe e anche del resto del mercato. Mi ha detto Sepe che arriva a Firenze con diciamo, l'ambizione di soffiare il posto a Cipriano Tatarusano, Sepe che è atteso in giornata per quantomeno l'ufficialità del trasferimento, mentre nei giorni scorsi, ma soprattutto ieri, è stato fatto sapere da GianlucaDiMarzio.com che la trattativa per Wallace, centrocampista del Gremio, di cui ormai vi parliamo da un bel po' di tempo, vede una nuova impennata da parte della Fiorentina, che avrebbe alzato l'offerta sia per il prestito sia la base per poi trattare il riscatto, con 3 milioni per il prestito e 6 milioni per il riscatto poi a fine stagione, quindi arrivando di fatto a 9 milioni di offerta, un'offerta che si avvicina sempre di più a quanto richiesto dal Gremio, ovvero 10 milioni di euro. Si parlava anche di Della Valle, che ovviamente tanti tifosi attendono a Moena, ma dobbiamo essere sinceri, ancora non è stata stilata una tabella di marcia da parte di Andrea Della Valle, quindi non si sa neanche se veramente arriverà nel ritiro di Moena, e quindi l'entusiasmo della gente è tenuto su solamente proprio da Paolo Sosa, che come detto anche in precedenza è veramente l'uomo del momento. Naturalmente Fabio, ti chiedo anche qual è la partecipazione dei tifosi, se in questo weekend di caldo molto forte insomma nelle nostre zone laggiù si è visto un incremento, e quali sono le previsioni per i prossimi giorni, perché insomma da qui da Firenze l'attesa cresce ed è tanta in città, vorrei sapere anche lì qual è il termometro insomma. Il termometro, sia quello della temperatura sia quello del pubblico, è sicuramente salito in settimana. Abbiamo iniziato con pochi tifosi sugli spalti, poi già durante l'amichevole contro il team trentino, la selezione dei dilettanti che di fatto ha tenuto a battesimo la squadra di Paolo Sosa, è aumentato notevolmente il pubblico e appunto gli spalti erano pieni per accogliere la squadra, spalti pieni e soprattutto con tanta voglia di sostenere Mario Gomez, che in amichevole, dobbiamo dirlo, non è apparso poi così in gran forma, ma che appunto trova il sostegno da parte di tutta la tifoseria viola, che vuole spingere il bomber tedesco a tornare quello che era ai tempi del Bayern. Perfetto Fabio, senti, non so se volevi aggiungere qualcosa insieme a Luca, cioè abbiamo un minuto ancora circa, se hai qualcosa da aggiungere anche sul programma magari di oggi e dei prossimi giorni. Beh, innanzitutto ti ricordo solo gli appuntamenti settimanali di questa Fiorentina che tornerà in campo per oggi alle ore 18 all'incirca per l'allenamento pomeridiano, Fiorentina che poi giocherà il mercoledì 15 contro il Football Club Győr, squadra ungherese che tra l'altro ha battuto anche la Roma, è proprio qua nel ritiro della Val di Fassa della Roma, e
Poi di nuovo Fiorentina in campo ovviamente per gli allenamenti, ma anche sabato 18 contro il Cagliari per quello che sarà il primo antipasto di Serie A per i Viola, visto che appunto il Cagliari sarà una delle squadre che farà parte del massimo campionato italiano e dunque sicuramente sarà il primo vero test per i Viola di Paolo Sousa. Perfetto, allora noi ringraziamo Fabio Ferri, ringraziamo anche Luca Cellini per essere, insomma, per essere intervenuto insieme a Fabio con noi per questo aggiornamento sulla Fiorentina. Naturalmente poi tutti rimandi al T-Sport il pomeriggio. Grazie Fabio. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. E noi insomma siamo in chiusura, però voglio ricordarvi un appuntamento importante di quest'oggi a Malacoda, ore 19 ci saranno il consigliere regionale Andrea Quartini del Movimento 5 Stelle, ci sarà il consigliere uscente del Partito Democratico Simone Naldoni, che insomma i temi principali naturalmente saranno quelli della sanità, della riforma della sanità, ma anche connessa a quelle che sono la buona e la cattiva notizia, come detto in precedenza, la prima nascita con fecondazione di a Careggi e il caso dell'ospizio degli orrori, come è stato definito di Prato. È tutto per questa edizione di Studio TG, grazie per averci seguito e buongiorno.